come si presenta la sinistra, quella vera, la definiamo così, alle prossime Ma la sinistra per lungo è un soggetto politico che nasce proprio per aggregare la galassia delle formazioni di sinistra che purtroppo hanno pagato in questi mesi, in questi anni, la frammentazione e quindi anche la scomparsa dalla scena politica regionale. Vediamo, leggiamo segnali positivi di processi aggregativi che si sono messi in moto. Noi lo riteniamo positivo appunto perché almeno un anno che auspichiamo che qualcosa si muova in questa direzione. Purtroppo però dobbiamo anche cogliere il fatto che a dichiarazioni che sono apparse sui giornali purtroppo non sono seguiti ancora fatti concreti. Noi auspichiamo che da qui e ai prossimi giorni insomma, si possa arrivare ad un tavolo delle forze che aderiscono a questo soggetto unitario e che si possa in quel caso delineare, delimitare insomma la nostra proposta programmatica che vogliamo portare dentro il centro-sinistra che ancora oggi però è di contorni molto confusi, insomma non sappiamo ancora qual è la coalizione che sostiene Katiuscia Marini, non sappiamo allora quali sono gli elementi programmatici che caratterizzeranno questo centro-sinistra. Noi come sinistra ci vogliamo stare e rispondiamo anche all'invito di chi appunto ci ha chiesto di costruire un percorso comune, ripeto, un percorso comune che noi spieghiamo ormai da mesi e quindi non ci tireremo indietro per essere dentro il centro-sinistra con una proposta che parli di difesa del lavoro, che parli di lotta alle politiche di austerità e che difenda soprattutto la regione Umbria. Oggi sotto attacco anche per le scelte che il governo Renzi sta portando avanti a livello nazionale. Qualche volta mi pare che nel centro-sinistra non siano proprio allineate, invece qui mi pare che le cose siano diverse. Ma guarda, io faccio parte del Consiglio Comunale di Terni, sono uno di quelli che ha votato contro la privatizzazione dell'ASME e dell'azienda farmaceutica, dunque hai scelto la persona giusta da questo punto di vista, perché noi crediamo, come diceva benissimo Andrea prima, che le politiche siano altre, insomma, la tutela del lavoro, la tutela dei lavoratori, io credo che siano i punti fondanti della sinistra e devono rimanere i punti fondanti della sinistra. Noi vogliamo stare dire la nostra in una coalizione dove possiamo e dobbiamo unire tutte le parti della sinistra che la pensa come noi.